Abbiamo preso i quattro, che sono dei biscotti verde e neri, che l'ho preso solo perché fanno molto green noise. Sì, verde esatto. E nero. Sì. E c'hanno, se no, guarda che bella conformazione però. Biscotto, cioccolato. Aspetta, ecco, facciamo una zoomata. Biscotto, cioccolato perché... con roba viscida. E un altro qualcosa sopra, che potrebbe essere un cioccolato. Come si dice? Un cioccolato aromatizzato. Mm-hmm. Sarà matcha, ma non sì, c'è il kanji di te da qualche parte. Vabbè, aspetta, che vengo dalla tua parte. Sono 8, mi sembra. Sì, si chiama 4, ma sono 8. Mm-hmm. Aspetta, che lo leggiamo. Fatto bischetto, c'è del match, diciamo che la dimensione lascia desiderare. A vedere qua è piccolo, è minuscolo, è un gioco bischetto. Dai, mangia. Purissimo, bene. Però c'è un melon pane che spunta. Beh, da dire il gusto nel più alto richiama, è più forte. Una sartina si sente il cioccolato. Non è male. Però? Ma ragno. Beh, mi al gusto. E io? E tu qua. È marcia, più forte delle Kit Kat. Ah, no, sto praticando così. Che poi, ora, io me lo apri per favore, che ho una mano occupata. Non riesco a esprimermi. Non è cattivo, perché non è cattivo. C'è l'amaro del matcha che si amarizza con l'amaro del cioccolato fondente, credo. È un insieme di consistente. Ah, bravo, non mi piace tanto il fondente. Ecco cos'è. C'è quel fondente che mi dà un po' fastidio. Non capisco se oltre al matcha c'è anche della menta. Non mi sembra però che sia menta. No, questo qua è matcha. Semibita. Semibita agrodolce? No, quasi amaro. Quasi amaro. Non sarà il vita cioccoletto. Sarà quello lì. Vabbè. No, ma poi ti lascia un buon gustino in bocca. Tutto è buono. Vabbè, non è male, dai, diamo un 7. Sì, lo conserviamo per nuove degustazioni. No, nel senso che ce lo mangiamo. Nel senso che ce lo mangiamo, vediamo se ci abituiamo. Ok, va bene. Va bene. Ciao. Ciao.